Confindustria spaccata in due, ora deve tornare a fondersi in un'unica grande anima. Così il leader degli industriali lombardi Alberto Barcella dopo l'elezione del nuovo presidente nazionale. Come noto, Giorgio Squinzi, milanese a capo della Mapei, ha avuto la meglio sullo sfidante bergamasco Alberto Bombassei, presidente della Brembo. C'è bisogno di coesione, dichiara dunque Barcella. Più che una spaccatura, ha messo in risalto una divisione. Ci sono due schieramenti che sostengono due candidati, ma sicuramente anche due programmi e due visioni che non sono contrapposti, ma sono sicuramente differenziati uno dall'altro. Comunque dopo la competizione ci deve essere la collaborazione e la sintesi fra posizioni diverse nell'interesse di Confindustria, ma soprattutto nell'interesse delle imprese industriali italiane. E proprio lo stesso Bombassei, che ha perso la sfida elettorale per 11 voti, ha chiesto al nuovo leader di ascoltare le istanze di cambiamento del Nord Italia e di ricompattare l'associazione. Ma ora c'è da pensare al futuro produttivo del paese, un futuro che passa anche per un progressivo processo di liberalizzazione dei settori produttivi. Lo ha sottolineato Barcella ieri sera in occasione di un convegno dell'UDC locale. Sicuramente una liberalizzazione dell'economia italiana è un presupposto necessario, direi anzi indispensabile, per poter recuperare competitività. Soltanto se si recupera competitività si può pensare di dare a questo paese una prospettiva di crescita economica e quindi anche sociale.